Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo sabato. Buonasera, benvenuta Lucia Borgonzoni, sottosegretaria al Ministero dei Beni Culturali della Lega. Buonasera, ben arrivato Roberto Speranza, coordinatore nazionale di Articolo 1, il movimento della sinistra che è uscita dal Partito Democratico. Allora, dopo la concessione della cittadinanza ai due ragazzini arabi di Crema che hanno contribuito a salvare i loro compagni, è tornato d'attualità il tema dello Ius Soli, subito dopo la pubblicità. Lucia Borgonzoni, un bambino che nasce negli Stati Uniti diventa automaticamente americano, mentre un bambino che nasce in Italia da genitori stranieri deve aspettare 18 anni. Perché? Sì, perché ricordiamo che a 18 anni, se vuole, può avere la cittadinanza e ce l'ha di fatto in modo automatico senza fare iter che si fanno normalmente, che sono ad esempio quelli per controllare il reddito, quelli per controllare i precedenti penali, che si fanno invece a chi non è nato in Italia. Non ci vedo niente di strano, soprattutto perché l'Italia, ricordiamo che no, come ma perché numero... le chiedo perché, perché... Beh, ogni Stato norma ovviamente in modo diverso. Ritengo che l'Italia, probabilmente anche dettato dal fatto della posizione geografica dell'Italia, dove comunque veramente sono tante le persone che possono venire qua, perché un conto è quando parliamo di persone comunque che sono qua da tantissimi anni, magari fanno i figli qua, però aprendo a una situazione del genere varrebbe anche per chi è arrivato magari non tanti anni prima, decidi di fare un bambino. Noi viviamo poi in uno stato, a differenza di tanti altri stati, dove i bambini, che siano cittadini o no, hanno gli stessi diritti, cosa che invece non accade in altri stati, dove pensiamo anche alla questione della sanità. In America la sanità non è una sanità per tutti, è molto diverso da quello che comunque è in Italia, per cui vengono garantiti tutti i diritti a questi bambini, cosa che in altri posti non accade. Onorevole Speranza, sulla cittadinanza lei ha presentato un progetto di legge per introdurre lo Ius Soli. Ci spiega perché è così importante questo tema e non ha ragione l'onorevole Borgonzoni quando dice che comunque a 18 anni in ogni caso i ragazzi stranieri nati da genitori stranieri possono fare richiesta di cittadinanza? Ma intanto io ho riproposto un testo che era frutto di una legge di iniziativa popolare, erano state raccolte oltre 50.000 firme da alcune associazioni cattoliche e laiche, penso alle ACLI, la Caritas, ma anche l'ARCI, la CGL. E qual è l'obiettivo di fondo? È dare la cittadinanza in tempi più brevi a giovani italiani, minori italiani, figli di genitori stranieri. Oggi, nella situazione data, abbiamo circa 800.000 bambini o ragazzi che frequentano le scuole con i nostri figli, quindi ragazzi che vanno alla scuola primaria, secondaria, nei licei o nelle scuole elementari, e non hanno la cittadinanza. Io penso che questo sia un elemento di debolezza del nostro sistema. Non ha nulla a che fare né con gli sbarchi né con i barconi, sono ragazzi, spesso bambini, di età appunto inferiore ai 18 anni, ma che vivono in Italia da tempo, che stanno esattamente con i nostri figli, che parlano spesso con un'inclinazione dialettale delle nostre comunità e che però non hanno la cittadinanza. Io credo che sia un errore, non c'è nulla di cui aver paura. Sono bimbi come gli altri che stanno già lì e noi offriamo con questa proposta di legge l'opportunità di riconoscergli la cittadinanza. Quindi chi nasce in Italia da genitori stranieri diventa automaticamente italiano? No, cioè, non è lo Ius Soli nella formula degli Stati Uniti, che è uno Ius Soli assoluto. Sì. Questo è uno Ius Soli temperato, ovvero devi avere almeno un genitore che da almeno 5 anni ha il permesso di soggiorno regolare.
è una formula diversa da quella americana. Quindi potrebbe essere d'accordo anche l'onorevole Borgonzoni su questa forma temperata di Ius Soli? Cioè, mi fa un po' sorridere pensare a questi ragazzini che per Speranza o per una parte del PD si chiedono sono cittadino o non sono cittadino italiano, perché voglio ricordare che di questi ce n'è una parte che a 18 anni non la chiede neanche la cittadinanza italiana, perché decidono per mille motivi e mille ragioni di non chiederla. Non è che si fanno la domanda, magari si fa la domanda perché mio padre ha il lavoro o non ha il lavoro, perché non arriva a fine mese, perché ci sono dei problemi in Italia di altro tipo. Saranno queste le domande che si faranno i ragazzi e i bambini. Se non fosse così importante, voi non fareste, non sareste così contrari. Perché gliela dobbiamo dare un valore, la cittadinanza? Anni, a 16 anni invece che a 18, perché facendolo temperato magari gliela do a 16 invece che a 18. Cioè non cambia la situazione, è una situazione, è una decisione politica. Io faccio questa domanda, ma perché avete paura? Cioè qual è il problema che un bambino di 7-8 anni che vive in Italia praticamente da quando è nato, che ha dei genitori che hanno il permesso di soggiorno regolare già da 5 anni, non può essere cittadino italiano come cittadino un nostro figlio? Di cosa avete paura? Cosa vi spaventa? Allora, perché qui non è il barcone, qui sono dei ragazzi che già ci sono, sono dei bambini che già sono nel nostro sistema formativo. Io non capisco sinceramente di cosa si ha paura. Di cosa avete paura, onorevole Borgonzoni? Mi piace il termine paura, penso che sia suggestivo. No, perché non capisco, no, non capisco qual è il punto. Io quello che invece non capisco è perché allora la sinistra non ha coraggio di dire, va bene, diamo la cittadinanza, concediamo la cittadinanza dopo 5 anni, concediamola a tutti, 10 anni non va bene per averla, concediamola dopo 5, perché di fatto dandola dopo 5 anni a dei bambini tu la dai ai genitori, perché anche se non l'hanno materialmente i genitori dopo gli viene concesso, perché stanno con i figli, di rimanere qua fino ai 18 anni. Per capire, quindi il timore accada. È che se si dà la cittadinanza è un percorso, ci sono molti bambini che arrivati a 18 anni, per cui adulti, scelgono di non prendere la cittadinanza. Questa è una via che la sinistra sta cercando di percorrere per poter in qualche modo regolarizzare prima anche le famiglie che ecco loro... Però ci sono due cose che sono interessanti. Uno, che lei parla di percorso. L'idea di dover fare un percorso per avere la cittadinanza di un paese ha una sua logica, no? Infatti, proposta di legge che io ho sottoscritto insieme a tutti i colleghi del mio gruppo e che ho l'onore di in qualche modo guidare alla Camera, perché sono relatore di questo provvedimento, c'è lo Ius Soli che ho provato a descrivere, c'è anche lo Ius Culture. Lo Ius Culture che cosa significa? Cioè che se un minore ha svolto un intero ciclo scolastico nel nostro sistema formativo nazionale, ha comunque un diritto ad assumere la cittadinanza. Il concetto di fondo, vorrei che fosse chiaro, ci sono persone che già sono nel nostro paese. La domanda è la seguente: per lo Stato è meglio tenerle senza cittadinanza o è meglio riconoscergli pienezza di diritti e quindi anche la cittadinanza? Punto. La mia personale opinione è che non è che se non gli diamo la cittadinanza queste persone scompaiono magicamente. No, ci sono, ma si sentono in qualche modo cittadini di serie B, perché non sono cittadini come gli altri, non hanno la cittadinanza. Io credo che convenga alla nostra società riconoscerli e farli essere fino in fondo un pezzo della nostra comunità nazionale. Ecco, quindi ne fate una questione anche di sicurezza, se così possiamo dire. Cioè che, e qui chiedo, formulerei la domanda così a lei, onorevole Borgonzoni, per gli stranieri che vivono nel nostro paese, più sono integrati e meglio è, no? Certo, però non è che la cittadinanza vuol dire integrazione, integrazione sono percorsi. Beh, ma non è un passaggio fondamentale per sentirsi integrati in un paese, la ma io penso che sentirsi integrati voglia dire anche tante politiche e tante cose che devono essere messe in campo sia dal governo centrale che dalle amministrazioni locali. Per cui non è che io ti do la cittadinanza, data la cittadinanza, allora tu ti senti integrato in un paese. Sarebbe una cosa molto semplice, ma non funziona proprio così in modo automatico. Poi dobbiamo distinguere i bambini. Questo forse è vero, ma può essere vero il contrario.
Cioè uno Stato che ti dice, stai qui da 18 anni, sei nato qui, ma io ancora non ti do la cittadinanza. No, la puoi prendere a 17 anni. Facciamo l'esempio, a 17 anni tu non puoi prenderla oggi in Italia. Ma io mi chiedo, scusate, uno Stato ma che forse ti dice, ti ho tenuto per 17 anni in questo paese, ma non ti do la cittadinanza, secondo me non ti sta trattando esattamente come un cittadino di serie A. Questo io credo che non sia utile al nostro paese, riduce la coesione sociale. Io probabilmente vivo in un altro mondo, il problema è mio, però a me tutte queste ragazze di 16 anni, di 15 anni, che si struggono perché dicono la cittadinanza ce l'ho fra due, fra un anno o fra tre anni, io non li conosco. I giovani fortunatamente si chiedono per il futuro altre cose. Però i ragazzini di Crema ai quali Salvini ha dato la cittadinanza, ecco, però quella, no? Ad esempio, che hanno 13 anni, di quei bambini al padre che dal 96 è in Italia e non l'ha mai chiesto la cittadinanza, ci tengono, per esempio. Se dovessimo parlare di quello, però c'è stato anche il padre che ha detto che in realtà è stato spinto da molti giornalisti a chiedere, ma va benissimo, cioè quello va benissimo, è un caso e visto che ne parliamo ringraziamo veramente tutti, perché quello oggi siamo qua a parlare di questo caso in modo insomma completamente diverso da quello che poteva esserci grazie ai carabinieri, grazie agli insegnanti, grazie a tutti i bambini, grazie alla cooperazione di tutti, è un esempio di buona cooperazione, però se parliamo di quel caso allora dobbiamo chiederci dall'altra parte anche l'attentatore, perché non possiamo guardare solamente questo versante, che invece era cittadino italiano, l'altro versante, ecco, per cui probabilmente davanti a un fatto del genere ci dobbiamo chiedere noi le cittadinanze come le diamo. Ragioniamoci di più, l'integrazione non basta avere quel foglio per essere integrati. No, io insisto su questo punto. Quel ragazzino di 13 anni, a cui siamo tutti grati perché ha dato una mano a evitare una strage di terrorismo nel nostro paese, che sarebbe stata grave e assolutamente negativa per le vittime, che sarebbero state tantissime, ahimè, se la mia proposta di legge fosse stata approvata o fosse già legge dello Stato, avrebbe diritto già oggi a 13 anni alla cittadinanza, senza il favore perché ha fatto l'eroe da parte, diciamo, delle istituzioni. Non come premio, ma semplicemente perché vive in Italia da tanto tempo, è italiano. Questo ragazzo è stato forte quando è andato in televisione. Cosa ha detto? Ha detto, ma io mi sento già italiano, io sono nuovi italiani, io ho due figli, molto giovani. Nelle classi dei nostri figli ci sono tantissimi di questi ragazzi, esattamente come sono trattati tutti gli altri. Dico, qual è il problema a dargli la cittadinanza? Io insisto, questo è il punto, non vedo il problema. C'è un elemento evidentemente di voler speculare politica, come ha detto, sul po' di paura che c'è, e provare anche a mescolare questa vicenda di Barconi. Non è un problema l'onorevole Borgonzoni. No, io penso che invece quando si sa che fare con la cittadinanza è un diritto fondamentale di chi vive in questo paese. Io penso che sia un tema vero, paese, che riguarda la vita delle persone. È una legge di civiltà che va difesa. Vuol dire potere votare. Questi ragazzi infatti a 18 anni possono chiederla e possono andare a votare. Non è vero, la cittadinanza significa essere cittadini di questo paese, certo, anche se si ha 12 anni, 8 anni, 5 anni o 13 anni. Per quei bambini è questa la differenza rispetto ai servizi che vengono dati, perché come ho detto ci sono stati dove essere cittadino o non essere cittadino, oltre ovviamente il sentirsi, ma noi parliamo di bambini mi sembra una posizione un po' più aperta, forse riusciamo a convincerla a sostenere la mia proposta. Loro sono italiani, si sentono italiani, per cui non è che gli serve quel foglio per sentirsi italiani, questo l'hanno detto chiaramente anche loro, visto che noi viviamo in uno Stato dove la cittadinanza non serve per accedere a certi servizi, come accade invece in altri posti. Continuano a non capire, ma perché non dargliela? Sarebbe più coraggioso da parte del PD dire vogliamo fare questo percorso per poter di fatto regolarizzare come cittadini, anche se non diamo quel foglio, i genitori, vogliamo accorciare questo tempo. Sarebbe più coraggioso dire questo invece che fare il passaggio dai bambini usando di fatto dei bambini, come abbiamo visto anche nel caso di Rani, che è molto triste. Magari è meno spendibile perché è più criticabile, più facile passare dalla parte dei bambini, anche su Rani l'abbiamo visto fare, è stato anche molto triste. Su questi temi io vorrei che si abbassassero le bandiere di parte. Io non sono del PD, ho fatto parte di quel partito, come è noto sono uscito dal PD, ma qui non è una questione di PD, di Lega,
politica di articolo 1 di altri partiti. Io penso che abbiamo a che fare con il diritto sacrosanto alla cittadinanza di 800.000 minori che frequentano le nostre scuole con i nostri figli. Non capisco perché questo diritto noi non glielo riconosciamo. Cambia il fatto che nella stessa classe, a fare le stesse cose, c'è un bambino di 12 anni che ha la cittadinanza italiana. Un bambino di 12 anni che non ha la cittadinanza italiana. Perché non dargliela? Un bambino di 12 anni. Ma io penso che tutti questi bambini di 12 anni che sono in classe a dire: oh santo cielo, lui ha la cittadinanza e non ho la cittadinanza. Io penso che non aiuta a creare coesione nazionale, non aiuta a creare coesione nel nostro paese. Invece pensano no, altre cose. Molti si sentono cittadini di serie B per questo motivo. No, questo è quello motivo. Che vi racconta sono la state, sinistra. Sono, non è e vero, questi sono state, poi sono i problemi state, che abbiamo. Questo bambino di 13 anni cosa ha detto? Ha detto: io vorrei essere. Questo bambino di 13 anni, quando ha ricevuto la cittadinanza, ha detto: sono contento. Ma ha detto a 13 anni: io sono felicissimo di avere questa cittadinanza. Ma gliela si dà perché ha fatto l'eroe. Io vorrei dargliela anche a quelli che non fanno gli eroi, ma tutti i giorni vanno in quella scuola. È un peccato però che il padre, che dal 96 anno l'abbia chiesta perché l'avrebbe avuto in automatico. Ma se quel bambino la vuole, perché non dobbiamo concedergliela? Io penso che questo sia il punto di fondo. A 18 anni lui può accedere benissimo a quella cittadinanza, ecco, se la vuole. Io penso che sia un suo diritto accedere anche prima, non toglie nessun diritto a nessuno. Cosa vuol dire? Che uno può scegliere se prenderlo secondo o no? Secondo me lui ha diritto. Cioè un bambino di sei anni può decidere se prenderlo o no? Un bambino di 6-8? Evidentemente a quell'età la scelta sarà accompagnata dai genitori, ma quello che voglio dire, perché dobbiamo dargli il messaggio che noi quella cittadinanza... Perché dobbiamo dargli un messaggio che noi quella cittadinanza non gliela diamo? Perché dobbiamo dargli quel messaggio? È un messaggio di sfiducia, di lontananza. Il padre, come non l'ha presa per lui, probabilmente, in una situazione con una legge passata dove era il padre che poteva scegliere se darla o no al figlio, magari non gliela avrebbe presa, perché se non l'ha ritenuto lui importante. Nella mia proposta di legge per tantissimi 20-23 anni che nella nostra diventa automatico. E quelli invece che non vogliono, chi diventa automaticamente italiano adesso? Nella nostra proposta di legge, che cambia quella che è oggi vigente, un cittadino minore nato in Italia da genitori stranieri, se ha questi genitori con permesso di soggiorno superiore ai 5 anni, diventa automaticamente italiano. Perché il diritto alla cittadinanza... E perché glielo dobbiamo imporre, però, visto che ce ne sono 18 anni invece e non la vogliono? Però quelli che arrivano a 18 anni e non la vogliono, così non gliela imponiamo. Vedo una posizione un po' più mite. Credo che con buoni argomenti vi convinceremo nel dibattito parlamentare. Perché è una legge giusta, che rende il nostro paese un paese più civile. No, ma non capisco perché imporla. Ma imporla, è italiano e gli diamo la cittadinanza. Come la impone un italiano? Anni, un bimbo italiano appena nato da due genitori italiani, mica gliela si impone. Nasce italiano, così è anche un bimbo straniero. A 18 anni ce ne sono che decidono di non prendere. È una piccolissima parte. Ma se fosse una piccola parte, perché non li devi rispettare quelli che gli devi imporre la cittadinanza? Infatti, se qualcuno italiana, non la vuole, l'andrà a fare la cittadinanza da un'altra parte quando avrà 18 anni, ma io intanto gliela riconosco. Vabbè, io penso che potremmo stare più tranquilli se degli stranieri che vivono e lavorano nel nostro paese vogliono diventare cittadini italiani. Sarebbe meglio, no, se si sentano italiani, parte di questo paese, poi ognuno conserva una parte della propria identità se viene da un altro paese. Comunque, vi voglio far vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché al di là di tutte le discussioni, anche senza lo ius soli, in Italia ci sono già tanti stranieri che sono diventati cittadini italiani. Sentite il punto di Paolo Pagliaro. Nella quotidiana battaglia politica sul tema dell'immigrazione, promossa a emergenza permanente, a prescindere dalle sue reali dimensioni, viene in genere ignorato l'importante fenomeno rappresentato dagli stranieri che maturano i requisiti per diventare cittadini italiani e dunque lo diventano. Un fenomeno che sta cambiando il profilo della nostra società, ma del quale si parla poco. Nel 2017, ultimo anno per cui si dispone di dati attendibili, i nuovi italiani, cioè gli immigrati che hanno acquisito la cittadinanza, sono stati 224.000. Erano stati 202.000 nel 2016, 180.000 nel 2015, 130.000 nel 2014 e 100.000 nel 2013. Questo vuol dire che nel 2017, come nei due anni precedenti, ci sono stati più approdi alla cittadinanza che sbarchi sulle coste.
Dal 2006 al 2017, grazie alle leggi in vigore, che pure sono fra le più restrittive d'Europa, sono state concesse 1.138.000 nuove cittadinanze italiane a stranieri. Tutte persone che avevano i requisiti richiesti, a cominciare dai 10 anni di residenza, dall'autosufficienza economica, dal certificato penale immacolato. Solo il 15% ha ottenuto la residenza sposando un'italiana o un italiano. Eurostat, Istat e centri di ricerca hanno calcolato che siano quasi 1,5 milioni gli immigrati diventati italiani rispettando le condizioni previste dalla legge. C'è da dire che non siamo affatto un'eccezione in Europa. Sempre dal 2006 al 2017 sono diventati cittadini tedeschi 1.317.000 immigrati. Altri 6 milioni di immigrati sono diventati cittadini inglesi, francesi o spagnoli. Il mondo sta cambiando sotto i nostri occhi, come sanno le maestre, e chiunque si occupi di integrazione, parola scomparsa dal vocabolario della politica. Onorevole Borgonzoni, integrazione, parola scomparsa dall'azione politica. Come si integrano gli stranieri che già vivono nel nostro paese? Perché questo è e può essere un vero problema, o è questo il vero è il nodo. Tema. Questo è il vero tema, è un vero nodo per non trovarsi in situazioni come quelle che vediamo, ad esempio penso in Francia, ma anche in molti altri stati che hanno vissuto un'immigrazione molto prima di noi, dettata probabilmente anche dalle colonie. Ma questo sicuro devono farlo anche le amministrazioni locali. Io sempre per tornare sulle questioni locali, che però per me sono fondamentali, perché le amministrazioni su questo veramente possono far tanto, ad esempio non creando i ghetti, mettendo dei tetti percentuali alle persone, sia che sono con una soglia sotto la soglia di povertà, perché possa esistere un mutuo soccorso in queste zone di case popolari, sia di immigrati, perché noi ci siamo trovati che molte amministrazioni, per cercare di non affrontare un tema che era un tema fondamentale, magari ghettizzavano tutto nelle periferie, creando dei problemi di integrazione. È qua veramente che un bambino si sente o no magari italiano? Non penso che quindi sia. Quindi però non quel ho foglio. Capito qual è la ricetta per integrare meglio. Lei ha speranza che. Ma intanto rispetto a questi 800.000 minori che sono senza cittadinanza, io penso che lo Ius Soli è una prima risposta di integrazione. È evidente che non basta la cittadinanza, cosa che ma la cittadinanza lei è un segnale con cui lo Stato dice io ti riconosco fino in fondo. Secondo me un discorso simile vale anche per le persone che hanno un'età più adulta, cioè qual è l'obiettivo dello Stato? Gli immigrati che ci sono in Italia, che sono tanti, che lavorano nelle nostre aziende, che pagano spesso le tasse, insomma è un pezzo ormai del nostro paese reale l'immigrazione, col cui fare i conti. Più sono integrate e meglio appunto, è. Appunto, ma come si fa l'integrazione? Perché non è che secondo lo me la chiave fondamentale per l'integrazione è il lavoro. Che, scusi, ricordiamo anche che la cittadinanza, poi uno può scegliere se diventare cittadino del paese in cui vive, in cui lavora, no? Può anche mantenere magari invece la propria. Ecco, come si fa questa integrazione? Secondo me la chiave per l'integrazione è e resterà sempre il lavoro. Però per avere il lavoro c'è bisogno per esempio di un permesso di soggiorno. Questo decreto sicurezza ultimo ha reso più complicato avere permessi di soggiorno, ha aumentato il numero delle persone invisibili. Allora qual è il tema? A me dispiace questo è il tema delle persone, degli stranieri diventati invisibili col decreto sicurezza. Aumentano gli invisibili, cioè qual è il punto? E l'idea, voglio solo completare questo concetto. Sì. È evidente che su questo tema si fa parecchia propaganda, anche a buon mercato, perché è facile dire stop, mandiamo tutti a casa, poi i dati non sono questi evidentemente. Il tema è che gli immigrati ci sono. Io penso che riconoscerli, dargli diritti, dargli cittadinanza, dargli il permesso di soggiorno a chi chiaramente ha i requisiti per averlo, significa aiutarli di più ad integrarsi, a trovare lavoro, a essere dentro le strutture sanitarie pubbliche. E lei ha detto, altrimenti, però mi scusi, li lasciamo invisibili, senza diritti. Ecco, lei ha detto la parola magica, ma qui abbiamo, quindi chi ha i diritti, chi ha i requisiti per restare in Italia, lavorare in Italia, ma onorevole Borgonzoni, noi ci ricordiamo in campagna elettorale, glielo chiedono spesso immagino il leader del suo partito della Lega, Salvini, promettere il rimpatrio di 600.000 migranti che vivono nel nostro paese.
Quanti ne avete rimpatriati? Sì, prima voglio solamente... Uno, la prima, aspetti, perché questo è un punto fondamentale. E il secondo è con quanti paesi africani avete fatto accordi? Perché allora, prima di tutto volevo dire, dire, la questione quella che ho sottolineato prima, di non creare dei ghetti e impedire dei luoghi dove comunque queste persone, che voglio ricordare ci sono, vengono qua anche persone che fuggono da situazioni difficili, possano essere ricreate qua, perché ci sono ghetti o sacche, voglio ricordare, magari di usanze molto tribali, l'infibulazione è una su tutte, lo ricordo perché anche nel nostro paese è una piaga tristemente drammatica, o le spose bambine, insomma cercare di arrivare a tutte quelle persone e far vivere nella democrazia come viviamo noi, non fare dei ghetti dove fingiamo di chiudere gli occhi, è fondamentale. Sì, certo, per quanto riguarda arrivate qua e dei permessi umanitari, penso, legati al decreto sicurezza, voglio ricordare che molte persone che avevano l'umanitario... Ma questa cosa che dice lui è vera? Sì, no, aspetta. No, perché molte persone che avevano l'umanitario... Il permesso umanitario non andavano nella seconda accoglienza, e questo penso che Speranza lo sappia bene, ma dagli hub della prima accoglienza sparivano nel nulla, per cui se ci facciamo la domanda di quelli che spariscono dobbiamo farcela identica, prima come dopo, perché fuggivano e non andava nella seconda accoglienza, perché la seconda accoglienza aveva un numero molto limitato, l'umanitario. Io penso che erano persone che fino a ieri avevano il permesso di soggiorno, oggi non ce l'hanno più, ma sono rimaste in Italia, quindi sono diventate invisibili. Avevano fatto la richiesta, se parli di quella richiesta, avevano lo status status umanitario, che veniva dato come vera e propria sanatoria, senza preoccuparci di dove queste persone finivano. Non a caso le nostre strade con queste persone finite nelle mani della criminalità organizzata le abbiamo viste tutte, non è che le abbiamo viste negli ultimi due mesi, le abbiamo viste negli ultimi anni. Noi quello che stiamo facendo è stato cercare di fermare e fermare gli sbarchi, perché era il primo passaggio. E questo l'aveva già fatto il precedente ministro del PD, Però che se guardiamo i dati, anche guardati negli stessi periodi di quest'anno rispetto all'anno precedente, abbiamo visto un ulteriore calo, che sicuramente c'era già stato con Minniti, questo ci mancherebbe. C'è stato l'ulteriore calo. E noi rimpatri stiamo facendo i rimpatri, gli accordi, stiamo cercando di chiudere gli accordi, perché abbiamo detto che non è sicuramente una cosa semplice. Quindi state facendo quello che ha fatto il precedente governo. Stiamo facendo però una cosa importantissima, è importantissima, che è quello degli stati di provenienza sicuri, che già la Germania aveva, come altri stati noi non avevamo mai fatto, cioè quegli stati da cui se uno proviene non può chiedere, attivare l'iter per un permesso che sia un permesso sussidiario, un permesso umanitario. Questo perché? Perché noi, Tunisia, Algeria, arrivavano, chiedevano il percorso per avere lo status, e finché non veniva data la risposta noi non avevamo modo di rimpatriare queste persone, perché ovviamente doveva finire tutto l'iter, intasando quello che possono essere i tribunali, creando 2000 problemi, soprattutto perché ricordiamoci che l'anno scorso quella tunisina è stata la prima nazionalità di arrivo in Italia. Tunisia, che non possiamo parlare o raccontarci che c'è una guerra, quella era un altro tipo di immigrazione, che era un'immigrazione volta a tutt'altro, perché le persone che fuggono la guerra, come abbiamo detto, devono avere dei canali direttamente qua. Speranza sarà questo d'accordo, penso, no? Che qualunque persona, insomma, io penso che il punto di fondo sia questo. Loro hanno fatto la campagna elettorale. No, ma lascia da adesso, su questa proposta qui, è giusto fare una lista dei paesi che sono considerati sicuri, e per cui chi vuole venire non può fare richiesta di diritto d'asilo. È chiaro che la protezione umanitaria va applicata per i paesi che hanno guerre civili, per i paesi che vivono situazioni disperate. La Tunisia sicuramente non lo è, però vorrei stare al punto di fondo. La Lega Nord e Salvini hanno fatto una campagna elettorale dicendo manderemo tutti a casa. Si sono resi conto loro stessi, dopo pochi mesi, che mandare a casa tutte queste persone non era possibile. Allora il punto è come gestiamo queste persone. Beh, questo l'ha detto Salvini stesso. No, l'ha detto Giorgetti con grande serenità. Avete fatto la campagna elettorale dicendo 600.000 li mandiamo a casa. Quanti ne avete mandati a casa? Un centesimo, sì e no, di quello che avete promesso. Circa l'anno scorso neanche 7.000. Quest'anno su
1.500.000. Comunque insomma siamo all'inizio dell'anno, 1.500.000. A essere generosi, diciamo un centesimo. Una volta finisca, Speranza. Io sto dicendo questo. Avete fatto la campagna elettorale dicendo manderemo a casa 600.000 persone. Ad essere generosi, questa promessa è stata mantenuta a 1 su 100. Avete detto 600.000, se sono 6.000 forse è tanto. Dopodiché qual è il punto ora? Le persone ci sono qui in Italia, ci sono e restano in Italia. Dobbiamo provare ad integrarle, a riconoscerli, a dargli diritti, altrimenti voi fate più clandestini, cioè volevate togliere i clandestini, invece li state aumentando e così anziché più sicurezza avete meno sicurezza, questo è il punto. Però, non è che io faccio il buonista, però, io penso scusi, che così si risolve Speranza, meglio il problema. Mi scusi, però se lei dice dei 600.000 irregolari, facciamo 600.000 è un numero che ha dato Salvini. Esiste questa stima, sarà... Fossero anche solo 100.000 o 500.000, quello che è. Se vanno stabiliti dei criteri, no? In base ai quali possono... C'è chi può restare e chi non può restare, perché altrimenti non c'è neanche una regola e una giustizia. Il problema è che la sinistra vorrebbe una sanatoria totale di tutte le persone che sono sul territorio. Che per la verità ha fatto la Lega con Maroni, con le badanti. Con le badanti, un pochino differente, è stata quella che ricordiamo sempre, che è un pochino diversa dalla situazione, mi sembra che ci sia ora. Noi non possiamo pensare di regolarizzare persone che sono migranti economici, che sono venuti qua, che... Qua noi siamo in un'Italia che può dare lavoro anche a tutte queste persone? Può aiutarle? Ecco, questo è un ragionamento che può aiutarle. Però attenzione, noi abbiamo abbassato il prezzo del lavoro, tolto dei diritti ai lavoratori di fatto, perché se tu prendi delle persone... Questo vale per i nuovi flussi in ingresso, sono d'accordo sui nuovi flussi in ingresso. Io non sono uno di quelli che viene a dirti ingressi discriminati senza limite, no, io sono perché gli ingressi vengano... costruiti con grande accortezza, con ponti umanitari per evitare che la gente muoia nel Mediterraneo, ma con grande accortezza. Il punto è con i cittadini che sono già qui e che non sono i miei cittadini, ma ci sono sul nostro territorio. Sono clandestini. Noi che facciamo? Li nascondiamo o proviamo a integrarli? Sono clandestini come quelli, ora io non voglio dire... Cioè, voi non riuscite a cacciarli. Pamela. Abbiamo visto comunque uno alla volta, concludete. Stiamo i rimpatri noi li stiamo facendo, stiamo cercando di stringere ovviamente nuovi accordi. Abbiamo fermato un flusso in entrata che era un flusso che ha creato quello e la situazione in cui siamo ora. Sarebbe stato bello avere magari quell'elenco un pochino prima degli stati sicuri, come ce l'aveva Germania e ce l'hanno altri stati, cosa che per volontà non è stata fatta, perché questa qua è una volontà politica, non è stato fatto perché c'è stato un momento in cui si diceva accogliamo tutti, creando una situazione in cui era un accogliamo tutti, ma non ci importa poi qua cosa succede a queste persone. Ma non è perché mai come ho detto dello status umanitario, allora, sono guarda i dati e sono i dati del Viminale. Fra il primo dice che e il secondo e la seconda accoglienza che cosa fa 600.000 persone? Cioè io dico basta con la propaganda, è finito, siete al governo, avete promesso di mandare a casa, avete promesso di mandare a casa 600.000 persone, cercando di chiudere non ne mandate a casa neanche 5.000, che fate con quelli che ci sono qui? Una volta. Parla sempre lei. Scusami, io ti sto facendo una domanda. Avete promesso in campagna elettorale di mandare a casa 600.000 persone. Per vostra stessa ammissione, dite che ne riuscite a mandare forse a casa 5.000, se va bene, meno di un centesimo. Ma no, 5.000 sono state mandate anche l'anno scorso. La domanda è, cosa fate con gli altri 595.000? Provate ad integrarli o li fate scomparire nel nulla? I clandestini vanno mandati a casa loro. Non ci riuscite. Onorevole Borgonzoni, ma se non ci riuscite, sono d'accordo, ma se non ci riuscite, come fate? Parliamo proprio a livelli completamente diversi. Allora, stiamo mandando anche oggi, abbiamo mandato della gente a casa. Onorevole Borgonzoni, le ridò subito la parola, pochi secondi di pubblicità. Onorevole Borgonzoni, mi dica rapidissimamente, avete fatto qualche nuovo accordo per i rimpatri con paesi africani in questi 10 mesi di governo? Mi pare di no, vero? No, come ho detto, stiamo cercando di chiuderli addirittura con il Congo, dove era andato Quindi è quello Salvini, il prossimo per cercare accordo. Di fare un accordo e dare dei soldi perché là ci sia comunque uno sviluppo scolastico e uno sviluppo lavorativo per le persone che comunque provengono e da quello questo Stato. E su questo voi siete Altra d'accordo? Cosa, no, per esempio per i permessi, per i permessi ponti,
No, per i ponti, quelli, no, per far arrivare regolarmente la gente in Italia per aprire i lavori, quelli canali agricoli, per l'immigrazione regolare. No, quelli agricoli, sì, dell'immigrazione regolare. Ovviamente guarderemo quali sono gli stati che con noi chiudono gli accordi e riprendono le persone qua clandestini e quali no. Su questo sarete d'accordo? Noi siamo d'accordo su nuovi accordi con gli altri paesi, dopodiché, dopo 10 mesi di governo, c'è già un bilancio. 0 nuovi accordi fatti finora, 600.000 promesse di rimpatri fatte meno dell'1%, solo propaganda su una materia delicatissima che riguarda il futuro del paese. Questo fa la Lega dalla mattina alla sera. Ma mi sembra diverso, perché allora, c'è zero sbarchi. Se zero sbarchi ormai zero non accordi, è un risultato, zero accordi. Zero sbarchi. Ma abbiamo fermato gli sbarchi, però non potremo ovviamente mai essere d'accordo nel momento in cui uno vuole regolarizzare gli spacciatori, non può essere d'accordo. No, non ha detto mai, questo Speranza, e solo diciamo onorevole Gonzoli, per così correttezza, ricordiamo anche che la maggior parte degli stranieri arriva in Italia non via mare, ma via terra o via aereo. Comunque, un dibattito che continueremo ancora. Buon lavoro. Grazie onorevole Borgonzoni, grazie onorevole Speranza, grazie spettatrici e spettatori. Vi lascio alla serie televisiva Little Murders by Agatha Christie. Noi, come sempre, ci vediamo lunedì 8:30. Arrivederci.